Sentite che bella cosa hanno inventato alla Federico II. Lello Savonardo è proprio un docente di comunicazione all'università, nell'Ateneo Campano. Ciao buongiorno, Lello, buongiorno. Buongiorno a tutti. Corsi online con gli artisti, raccontaci tutto. Sì, in questi ultimi 15 anni ho promosso un ciclo di seminari sui linguaggi della creatività alla Federico II di Napoli con una serie di artisti di ieri e di oggi, che tra cui per esempio Mango, Lucio Dalla, Alex Britti, Edoardo Bennato, Lorenzo Giovanotti e Ligabue, che diciamo in questi periodi in cui avevamo bisogno di alimentare la formazione a distanza data l'emergenza che stiamo vivendo, abbiamo strutturato un corso online su federica.eu, il portale web learning della Federico II di Napoli, e abbiamo praticamente strutturato un corso sui linguaggi della creatività con questi artisti, diciamo estrapolando i pezzi, diciamo gli interventi, le conversazioni più interessanti con Giovanotti, Ligabue e Lucio Dalla, e li abbiamo praticamente strutturati in un corso che affronta la creatività ma anche i linguaggi dei giovani, le linguaggi musicali, il mutamento culturale, il rapporto tra media tradizionali e media digitali, sempre con interventi degli artisti che all'università avevano dialogato con gli studenti, che in questo corso intervengono nello specifico sui temi che affronto come docente. Senti, quindi, Lello, possiamo dire che voi siete stata una delle prime università a fare i corsi, diciamo, da remoto, no? Un'università molto, molto, molto digitale. La cosa bella di questi corsi con gli artisti è che sono corsi aperti, gratuiti, ovviamente, aperti a tutti. Cioè, io e Nicola, se stamattina volessimo fare una lezione con Giovanotti o addirittura con Lucio Dalla, mi sono già collegato. Federico.eu. Sì, ecco qua. Esatto, potremmo fare Federica.eu. In realtà il portale Federica Web Learning è il portale di e-learning più importante d'Europa, perché è riuscito in qualche modo ad essere all'altezza di un, diciamo, uno standard internazionale di formazione a distanza. E noi su Federica.eu, cercando i linguaggi della creatività a Savonardo, possiamo far accedere tutti da tutto il mondo, appassionati, studenti, ricercatori, esperti, casalinghe, curiosi, interessati, fan. Cioè pure i fan degli artisti, giustamente. Esattamente, perché poi è un corso assolutamente unico nel suo genere, perché gli artisti diventano docenti, professori, insieme a me dialogano su temi importanti e rilevanti della sociologia della cultura, però anche di mutamento, di linguaggi giovanili, di culture giovanili e di innovazione, creatività. Lello, tu che sei ovviamente per il lavoro un osservatore privilegiato, come stanno vivendo i ragazzi questo cambiamento? No? Parlavamo prima. Mi viene in mente quel video, sei contento di questo sciopero? Ah, faccio. Cioè i ragazzi dicono, faccio un cazzo o sono un po' sbattuti? Allora cercate, scusami Lello, così faccio capire su che cosa stavamo scherzando. Andate su YouTube e cercate, sei contento di questo sciopero? Però sono 9 secondi di video. Di grande soddisfazione. Il bambino protagonista si è laureato, non so se è alla Federico II. Forse alla Federico II. Lello, come la stanno vivendo i ragazzi questo momento di cambiamento? Credo che sono stati capaci di affrontare questo momento nonostante lo smarrimento, il disorientamento che esso comporta, sono stati capaci di affrontarlo con rigore, capacità anche di gestire l'imprevedibile. Io ho scritto un libro, Beat Generation, che parla proprio dei giovani che navigano, socializzano in rete. Oggi in realtà tutte le tecnologie digitali ci stanno dimostrando che sono una straordinaria opportunità in momenti difficili come questi, perché abbattendo spazio e tempo sono capaci di darci la possibilità di comunicare anche a distanza. Quindi i giovani la stanno, secondo me, affrontando bene ma e sono anche più preparati, no? Probabilmente essendo digitali, assolutamente capaci di gestire le tecnologie, sono sicuramente più degli adulti, hanno delle competenze digitali. In realtà però è chiaro che questo è un momento di grande stanchezza, quindi bisognerà trovare delle soluzioni per il futuro. Intanto io oggi mi vado a fare una lezione con Giovanotti e Lucio Dalla sul sito federica.eu. Grazie Lello. Federica.eu, i linguaggi della creatività. Grazie al professor Lello Savonardo. Ciao Lello. Ciao Lello. Arrivederci. Ciao. Radio DJ.